L'educazione augura di testi di grande successo e di profondo spessore culturale, finalizzati alla riscoperta di valori esistenziali imprescindibili per il bene dell'umanità, ha dato un importante contributo all'approfondimento di tematiche scientifiche, prodigandosi tra l'altro personalmente in molteplici attività di volontariato. Armando, adesso io ti chiederò di scegliere insieme al professor Scientifico Catalani per la partecipanza della vasta delegazione greca. Calispera, Sas. Calispera. Buonasera nella mia lingua, che è la lingua greca che sapete tutti. Siamo molto onorati oggi come premio Sciacca, che c'è una delegazione greca di 120 persone. E la Camera Politica in prima data si è dimostrato di così e vorrei ringraziare la sua eminenza, il cardinale Dario Castridon Poglios, Don Bruno Lima e il cavaliere Giovanni V, per la loro visita in Grecia e per il significato grande che hanno dato nella nostra patria. E sono molto contenta oggi perché ci sono dei greci che si premiano. Giorgos Paskalidis, che è veramente una personalità molto molto grande da noi, che come ha detto il poeta Dimitris Theotokios, che sta qui con noi, è una proposta per tutta la comunità. Noi greci, oltre che cerchiamo di diffondere la cultura, cerchiamo di diffondere anche il volontariato. E il signor Giorgos Paskalidis aiuta molto la gente e fa un volontariato senza confini. Complimenti anche da me. Questi mesi, settimane, uscita del primo grande meridiano, che è una delle collane migliori della Mondadori, sulla cosiddetta poesia neogreca. Quindi un libro di grandi impegno di mille pagine, questo continua a sottolineare il rapporto forte tra noi fratelli e cugini, e poi in fondo il vostro, che è anche il nostro, Calafis, che non abbiamo. Sforzati più che puoi di non costituirla nei contatti eccessivi con la gente, perché la vita, dico, non si dimentica. Ricordiamoci te stessi. E dobbiamo dire che quello che dobbiamo dare a tutti noi è l'amore, l'amore profondo. Dobbiamo sapere ad amare. Non è così? Grazie. E ora passiamo alla sezione editoria. Il premio è assegnato al professor Giovanni Zerone. Premio